Cioè, la politica non si fa più per talk show. Si fanno, magari si fanno delle interviste vere in cui c'è uno che chiede e uno che risponde, assumendosi delle responsabilità. E chi chiede probabilmente non è un tappetino, ma fa delle domande vere. Il libro, appunto, prende sul serio la destra al potere e lo fa con un gesto iniziale che condivido totalmente, e cioè sottraendosi a quella guerra civile culturale da burletta, però, in cui siamo immersi, e che è molto, di cui sono pieni i talk show televisivi, ma anche quelli dei giornali, che sono la stessa cosa. Galli dice, ma insomma, qui la sinistra o la pseudosinistra, io dico quella che è stata largamente destra economica liberal, che ha cavalcato la globalizzazione e che poi si lecca le ferite ora, forse, se percepisce che c'ha un problema, ma probabilmente percepisce qualcos'altro, e cioè che qualcuno ingiustamente gli ha tolto il destino del governo, perché loro sono destinati a governare perché sono l'élite. Naturalmente non è dire sinistra, io poi dico cose cattive perché ho avuto la tessera del PC l'ultimo anno che è esistito, quindi cioè vengo da una città in cui, che non un secolo fa, in cui il PC prendeva la maggioranza assoluta dei voti e consigliava ai militanti di votare un pochino socialista perché così potevano fare un'alleanza. Siamo ancora negli anni 70, ancora forse primi 80, in cui è esistito, ho visto il socialismo dal volto umano, e va sicuro, confrontandolo con il nulla della sanità, che purtroppo riguarda anche persone che conosciamo in questi giorni, un po' in tutta Italia, di più dove di meno, qui sicuramente era una grande cosa, non sarà stato il paradiso in terra, però è il modello migliore che siamo riusciti a realizzare, almeno in Occidente, non voglio parlare degli altri, per 30 anni o 40 anni, e da sinistra, da una sinistra radical, chic, si è preteso liquidarlo. Sto parlando dello Stato sociale lavorista, in cui gli invisibili della storia sono usciti dall'invisibilità perché hanno potuto curarsi, avere garanzie sul lavoro e un lavoro rispettato perché dignitoso, e studiare. È enorme il cambiamento che ciò determina, enorme, cioè rende possibile uno stato delle masse che non stia in piedi solo sulla base della passivizzazione neo-autoritaria, che poi effettivamente è più una personalità autoritaria, quello che hanno in testa qui i teorici del fascismo eterno, che io proprio trovo, quel capitolo è perfetto, no? Io non l'avrei potuto scrivere assolutamente di meglio, e smonta alla radice questa costruzione per me totalmente astratta, cioè che esista una sorta di, appunto, di entità antropologica il fascismo. Il fascismo è un fenomeno storico, poi se si vuol dire che esistono delle pulsioni che possiamo ritrovare in fenomeni molto diversi storicamente, con alcuni tratti comuni, ma dove dei regimi di massa, accomunati dalla questione dei regimi di massa, cioè il vero nodo è il passaggio dallo stato monoclasse allo stato pluriclasse, cosa che Galli nel libro richiama giustamente, e cioè il fatto che non è facile integrare le masse in una modalità democratico pluralista. Diciamo che dopo una lunga guerra civile novecentesca e di fronte a tragedie ci si è riusciti per 30 anni, 40 anni, allarghiamoci. E poi è successo qualcosa. Tutto quello che è successo è stata una demolizione delle precondizioni di una democrazia decente. Questa demolizione è stata fatta in gran parte da coloro, dagli eredi della sinistra. Questa è la verità. Perché la destra è al potere? Per questo. Anche perché nello specifico ora del partitino, diventato però in 10 anni effettivamente 10 volte tanto, cioè da 660.000 voti, come richiama Galli nel libro, a 7 milioni, il che è un fenomeno politico, è un partitone, ma insomma il partitino della Meloni ha ereditato, si è ritrovato a cogliere l'opportunità di ereditare questa situazione e di occupare uno spazio in qualche modo. E naturalmente di potersi si è potuto qualificare come il partito che è stato all'opposizione nella legislatura scorsa. Ricordiamoci che quella legislatura si era aperta con la vittoria di due forze anti del Vaffa, diciamo, diverse, ma
senza l'una o l'altra non si poteva fare alcuna maggioranza, ricordiamocelo, un grande svolta. Infatti in Europa, in Unione Europea, non svidiamo le parole, i concetti, stavano male, stavano come i pazzi, e anche in Italia, e hanno fatto di tutto per demolire quel primo governo che è nato, che comunque era espressione di una legittimazione democratica autentica, cioè delle forze che avevano vinto. Bene, quella legislatura si è chiusa con il governo Draghi, ovvero con una barzelletta, perché oggettivamente se uno guarda all'inizio e la volontà politica, l'energia politica che si è espressa in quella elezione, il governo Draghi è una presa in giro degli italiani, una barzelletta. È chiaro che quella che più ha saputo qualificarsi come alternativa, come altro rispetto alla barzelletta, e comunque come una che è stata coerentemente sempre all'opposizione, ha preso i voti. Poi c'è il piccolo problema, che nel libro pure in parte emerge, io lo sottolineo di più però francamente, e cioè che poi il governo che ne è nato è il governo dell'agenda Draghi, perché sulle questioni decisive questo governo non fa niente di diverso da quello che prescrive l'agenda Draghi. Certo, con un po' di compensazioni, con identitarie, con qualche aggiustamento rispetto a qualche, diciamo, interesse corporativo, forse persino anche con un minimo di consapevolezza in più, faccio contento Giulio Gisondi, perché dentro c'è anche qualcuno che conosciamo, Alberto Bagnai, ma però sono sconfitti, totalmente sconfitti, del fatto che comunque un problema c'è, là, da Ursula, ma sostanzialmente sulle questioni decisive, politica estera, anzi, lì in una maniera grottesca, io vorrei dire alla signora Meloni che si può anche servire bene, non è necessario mostrarti così servili, cioè si può essere giudicati affidabilissimi anche senza essere proprio appecoronati. Però capisco che, come mi ha detto qualcuno, una voce dell'establishment, dice: ma sai, loro hanno un deficit di legittimazione e quindi pensano di compensarlo così. E vabbè, e poi forse qualcun altro, ma io ci credo poco, più riflessivo e che spera ancora forse qualcosa, dice: no, ma sai, c'è un disegno strategico dopo, perché poi l'appoggio degli americani verrà utile un giorno. Sì, può darsi, ma semplicemente per durare, non perché c'è un disegno di affrontare, c'è l'idea di affrontare un giorno i nodi veri che sappiamo quali sono. A uno è quello dell'Eurozona, per esempio, che è sempre lì, sotto, giace. E prima o poi lo shock geoeconomico potrebbe essere quello. Io dubito purtroppo che ci sia un disegno strategico di lungo termine sostenuto attualmente da una corta tattica cauta. Credo che ci sia una corta tattica cauta per sopravvivere e durare il più a lungo possibile. Poi si vede che succede. Credo sia questa la linea della Meloni, che è questo qua. Pericolosa, quindi, bah. No. Segno di una grande decadenza e quindi non di una risposta di cui avremmo bisogno? Sì, questo sì, certamente, ma è una decadenza del sistema politico, mica della Meloni e basta, o del suo dei personaggetti che la circondano, anzi, quelli poi servono paradossalmente a innalzarla, che chiaramente le sue indubbie relative abilità politiche, non bisogna manco farne appunto non è la Thatcher, ma in ogni caso certamente ha un'esperienza politica e un'abilità politico-comunicativa, la innalzano rispetto a quelli che la circondano. Quindi l'approccio, come dire, del libro di Gadi è giusto, è quello corretto, anche perché c'è la consapevolezza di Civil War, film che lui non ha visto, però che sente dentro di sé, ne abbiamo già parlato, per questo so che non l'ha visto, nel senso che il punto è che qui siamo in una potenziale guerra civile, il film parla della media degli Stati Uniti, ma insomma si può estendere, in cui l'elemento decisivo è che non si sa perché c'è, non si sa perché la gente combatte o ha combattuto, non si sa perché si è prodotto un disastro e degli orrori, non si sa come è iniziata, ed è precisamente punto di caduta del finanzacapitalismo, della globalizzazione finanziaria, tecnologica, attrazione Washington Consensus, neoliberista, che ha prodotto un caos globale. Dovevano produrre, lo possiamo dire al caro Hayek, che riteneva, infatti è il dogmatismo supremo, uno più dogmatico di Hayek non c'è, che riteneva che
affidandosi all'agire spontaneo di singoli irrelati e che non, si sa, né, non sanno niente se non che vogliono comprare delle cose e non si coordinano, non, perché guai per carità a pensare a un minimo di coordinamento, non si produce un ordine irenico, né tantomeno si produce un ordine irenico globale. Però, come noi tre sappiamo bene, per Paolo me lo ricordo pure quando, insomma, anni fa, in un contesto molto, come dire, molto azionista, molto per bene, molto, metteva in guardia dai rischi di pensare che la globalizzazione o la globalità avrebbe implicato automaticamente il costituzionalismo mondiale. Eppure ci hanno creduto, diciamocelo, quasi tutti. Sono andati dietro a questa cosa, anche amici nostri, giuristi, i giuristi progressisti, gran parte dei costituzionalisti, tutti dietro a quest'idea che non si sa perché, sulla base di un luogo comune, di un resto banalizzato di determinismo marxista, tra l'altro di non marxisti anche spesso, si sarebbe dovuto realizzare l'unità del mondo e sarebbe stata anche bella, una fiaba. Cioè, sì, il mondo si è molto integrato, ma non è una fiaba, ecco, proprio per niente. La destra che fa? Te lo dice, si trova più a suo agio con la realtà, appare, almeno nel linguaggio, e soprattutto ti può dire, guardate, noi qualche, veramente, avevamo messo un po' in guardia rispetto a questi rischi. Sull'immigrazione, sul fatto che comunque buttare via proprio tutto, l'interesse nazionale, la sovranità, rischi poi di ritrovarti totalmente disarmato, scoperto, senza strumenti politici, ma addirittura strumenti politici democratici, direi anche necessari persino alla lotta per l'emancipazione, senza uno Stato democratico che abbia un minimo di autonomia politica. Ma come si fa? E senza un'autonomia della politica, anche relativa, ma come si fa a pensare che ci sia uno spazio di lotta redistributiva, per esempio? Non c'è. Quindi tutto st'antistatualismo, in nome dell'antipotere, si è risolto nella consacrazione dell'antisovrano, cioè dei poteri indiretti schmittiani di oggi. Finanza, tecnologia, che peraltro si sono trasaldati incredibilmente anche a pezzi di vecchia sovranità, militare, poliziesca, poi gli stati sovrani ci sono, o ipersovrani, non è che non ci sono, appunto, infatti guarda caso il ritorno della geopolitica, in chiave soprattutto geoeconomica, ma anche militare. Guarda caso, perché? Perché poi non era vero che finita lo Stato, finita la sovranità, finito tutto. Sicuramente è maturata una cultura post-statuale, però poi nella realtà gli stati che hanno la bomba atomica contano, gli stati che controllano o che hanno o che controllano le vie delle risorse strategiche contano. Noi ci siamo raccontati che quello non contava niente, che bisognava fare l'alter globalismo. E l'alter globalismo era fallito già 20 anni fa. C'è da dire che siccome ha suscitato un minimo di fastidio, si è anche instaurato, abbiamo messo in scena pure un piccolo stato d'eccezione a Genova, per dare il segnale che non bisognava proprio mettersi in testa di dare fastidio. Però oggettivamente è stato anche un eccesso di zelo, nel senso che non era la rivoluzione alle porte, con tutta la buona fede e la buona volontà. Però dava fastidio che non ci fosse più consenso, che è il vero nodo che c'è oggi. L'establishment sa bene che non c'è consenso, per questo a naso Non gli dispiace tanto la destra al potere, perché per ora la destra al potere, senza pagare dazio per granché, assicura un certo consenso per ora. Dice, ma perché? Perché fa delle cose, non tanto, non quello soprattutto, ma perché dice delle cose, sembra appunto più credibile, più in contatto con il reale, e quindi in qualche modo più accettabile. Naturalmente finirà anche questo, e a quel punto avremo il problema di chi seguiranno gli addormentati, si ridesteranno gli addormentati, che comunque sì, è un pericolo, ma è anche una cosa che non potrà non accadere. E forse l'unica cosa che dobbiamo aspettarci è l'evento, e forse bisognerebbe essere pronti per l'evento, perché altrimenti continuiamo a precipitare in una morta agora. Continuare a vivere di bolle per tenere in piedi un sistema, un regime, diciamocelo, perché non è un liberale, è un regime oramai,
che non funziona, che non ha consenso, ma che comunque sta in piedi con le mollette, ma sta in piedi, non è che ci... questo tenere in piedi a forza, anche a costo di saldarsi alla destra populista e un vagamente nazionalista, che tanto poi nella realtà non mette in discussione l'agenda, non ci dà veramente fastidio, è la chiave, credo che sia la disperata chiave per cui, a cui la risorsa a cui un neoliberismo incattivito, in crisi, incattivito, e che rilancia anche con l'idea dello scontro di civiltà, cioè noi non siamo il nulla, ma non è colpa nostra, e se ritroviamo un nemico ritroviamo la nostra identità, questo è quello che ci viene detto quasi quotidianamente. Ebbene, questo cortocircuito aberrante mi pare la tentazione vera delle elite post-neoliberali, e questo spiega perché ora se la va bene in fondo. Pensate veramente che il governo Meloni potrebbe stare in piedi se non ci fossero stati degli accordi precedenti o presi alla sua nascita? Se il governo Meloni non avesse garantito durante il suo operato determinate cose, tanto a poteri italiani, a partire dai custodi, quanto a poteri esterni. Io oramai, anche da magistrati, mi è capitato di recente, faccio il giro parlante, dico le cose che non si possono dire. Ma tanto se non parliamo di questo, però parliamo di nulla. Quindi il problema non è la Meloni e non è la destra al potere. Semmai quello è un effetto. Il problema sono le regioni strutturali per cui c'è andata, e Galli le mette in anella, diciamo. Ce ne sono alcune antiche, alcune più recenti. Prova a dare anche una definizione che in effetti io tutto scrivo, mi sembra funzioni bene: un mix post-liberal democratico di populismo, conservaturismo e neoliberismo. Cioè c'è una doppiezza di fondo, no? Che è destinata a rimanere tale, è la sua forza, e per questo durerà di più. Poi anche lì ci sarà un'erosione di consensi, perché poi quando non corrisponderà proprio nulla, e magari, come è molto probabile, verrà una stagione ulteriore di vacche particolarmente magre, allora poi voglio vederli i giochini retorico-populisti di destra, cadranno anche quelli. Però per ora tiene, e tiene meglio di quegli altri, anche per buone ragioni, perché quegli altri sono stati già sperimentati, sono individuati come causa fondamentale dei problemi e parlano di cose che non c'entrano niente con la realtà. Ha detto niente. Per esempio non parlano di immigrazione, che è una questione che va gestita bene, e non pensare ah che bello, e tanto poi se la vedono in periferia, occhio, una periferia che si sta sempre più espandendo verso il centro, non funziona così. E questo lo sanno bene i ceti popolari. Se uno va in giro, parla con la gente, io questo lo faccio, e lo capisce. Le persone qualunque, chi non fa il nostro mestiere, non i nostri colleghi, per la grande parte, capisce benissimo alcuni nodi di fondo, compresi quelli che hanno a che fare con i rapporti con l'Unione Europea, cioè il vincolo esterno. Primo punto. Due, ti fa un discorso vero, ad esempio sull'immigrazione, dicendo il problema esiste, non è vero che non esiste. Negarlo come a prioristicamente è irrealistico. Esiste la questione di come governare, gestire e integrare realmente, che significa fare delle politiche sociali e delle politiche pubbliche nei quartieri delle città. Significa preoccuparsi di questo, significa fare degli investimenti, cioè significa fare delle cose che non si fanno neppure più, ti dicono, per gli italiani. È un discorso urticante che dà fastidio a una certa sensibilità così estrinseca. Può darsi, ma è vero, e viene spesso da persone, da quel popolo, e soprattutto da persone che votavano a sinistra quando c'era quella vera. Negli anni 70, 80 ancora, a Roma si partiva dal centro e mano a mano che si arrivava verso il raccordo svelontolavano le bandiere rosse. Cito Walter Tocci, era così. Il PC faceva anche per un poco il post, poi faceva battaglie per la casa.
stava accanto di quelli che avevano perso la casa. E infatti, più ti allontanavi e più il rosso prevaleva. Adesso è esattamente il contrario. Credo siano, oramai sono nella ridotta dei Parioli e di quartiere Trieste e dei de Prati. Io mi farei una domanda, me la farei una domanda. Com'è possibile che il quartiere nero per eccellenza è diventato il quartiere Piddino? I Prati. I Parioli più di tutti, ma diciamo Parioli, Prati e Trieste. Io mi farei una domanda. Forse c'entrano le politiche economiche e sociali, marcatamente di destra economica e tecnocratica, che sono state fatte in 30 anni da quelli che si dicevano di sinistra. E la destra che ovviamente se ne ha messo a frutto tutto ciò. Io credo che sia. Il succo sta qua. Poi ci sono le cose, tante cose interessanti da dire. Ad esempio, questa destra ha a che fare. Non è il fascismo. Che rapporto? Non è il fascismo, proprio, non c'entra niente. Al di là delle genealogie singole, Gary lo spiega benissimo. C'è una questione però, ha a che fare con quelle frange, quei settori dell'MSI e anche in parte successive, ma soprattutto dell'MSI, che hanno trafficato con l'eversione nera e con gli apparati dello Stato, presuntamente deviati, in realtà fedeli non alla Costituzione ma alla vera Costituzione. Perché a lungo hanno pensato questo, mi sembra Maletti una volta lo disse, ma noi non abbiamo capito fino a un certo punto che dovevamo obbedire alla Costituzione, pensavamo che fossero gli accordi segreti con gli americani la vera Costituzione, poi ci hanno spiegato che non era così, diciamo. Però questa è una lunga storia drammatica che arriva fino a oggi purtroppo. Ecco, rispetto a questo vorrei capire, a un certo punto Galli dice una cosa fine, questa destra non parla e non sa storicamente e non parla, non vuole parlare probabilmente, intuisce che è meglio non parlare della storia della Repubblica vera, quella abbiamo avuto, la cosiddetta prima e l'unica Repubblica abbiamo avuto, che corrispondeva alla Costituzione. E questo è vero, questo è un punto. E la domanda è perché? Allora, perché loro erano residuali, erano fuori dall'arco costituzionale, sono gli eredi di quelli che erano fuori dall'arco costituzionale, può darsi. Però forse c'è anche qualcos'altro, cioè è una storia, la loro, ma anche di opacità. Cioè, però questo è ancora più grave, perché non è che l'attuale governo e il partito che lo egemonizza sta pensando, pensa di potersi saldare a quella storia di opacità, cioè di poter essere garante di una bella archiviazione, di un bello scordiamoci il passato. In questo però, se ci hanno in mente questo, non arrivano primi, perché è stato fatto prima ed è stato fatto da quelli da cui ci aspettavamo che aprissero i cassetti. È stato fatto negli anni 90, cosa che persino anche Pino Arlacchi l'ha riconosciuto. C'è una lunga storia, è stato fatto dal 92, dal post 92-93, da quelli che governavano e che erano francamente i progressisti, da cui vogliamo chiamarli così, i post comunisti, da cui ci sei, i post democristiani, i post amici di Moro, che non lo sono stati più, poi, quelli che l'hanno sacrificato, da cui ci saremmo aspettati un altro approccio. C'è un fondo oscuro nella storia del paese, che non riguarda certo solo Giorgia Meloni, anzi lei forse come biografia personale per niente o quasi, ma riguarda probabilmente alcuni invece del torno, e certo la storia da cui in ultima istanza proviene, ma è un fondo oscuro che riguarda le istituzioni del paese, un bel pezzo di establishment, altri partiti, una fondamentale opacità della cosiddetta Seconda Repubblica, cioè dell'Italia del vincolo esterno. Quindi il partito della destra al potere è figlia del fallimento dell'Italia del vincolo esterno. Questo è il punto decisivo per me. Per cui un problema non è come si fa a ributtarle all'opposizione, il problema è come si fa a superare le cause strutturali di un declino del paese che si salda, si aggiunge a una crisi esterna che hanno anche gli altri e che fa sì che francamente di speranze per noi ce ne sono poche continuando su questa strada,
e ci sia da coltivare l'ansia effettivamente rispetto al fatto che a un certo punto magari una qualche forza carismatica apparirà. Perché di solito è così. Quando c'è una morta gora che dura all'infinito, qualche cosa compare. E non bisogna nemmeno tanto poi stracciarsi le vesti, perché era inevitabile che comparisse. Io non dico che bisogna cercare il Cesare democratico, però allora se non vogliamo correre il rischio perché temiamo che non sia democratico, bisogna farsi carico di tutte le condizioni per cui si ricostituisce la costituzione materiale del paese, dopo che è stata liquidata, non da Giorgia Meloni. Grazie.